un valore soltanto simbolico. Se noi riusciamo tutti assieme, ed è molto bello che quest'anno siano stati tanti giovani a voler ripartire con le festività in onore del nostro Santo Patrono, se andiamo oltre i simboli e diamo senso e significato a ciò che significa avere un Santo Patrono che ci guida, ci illumina in tutte le azioni quotidiane, a partire da un primo cittadino, tutti noi amministratori, ma come genitori, come padri di famiglia, come insegnanti, come professionisti, dobbiamo fare in modo che ci guidi la parola del Signore attraverso l'esame e quindi attraverso il nostro Santo Patrono, perché la nostra città possa di nuovo ritrovare serenità, dare speranza ai tanti giovani che vivono un momento di grande disorientamento. Ecco, affidarci alla fede, al nostro Signore Gesù Cristo, ai nostri santi, al nostro Santo Patrono, deve significare questo. Se riusciamo a trasmettere, voi giovani riuscite a trasmettere questo anche oggi attraverso la processione per le vie della nostra città, sarà un segnale importante che aiuterà tutti a vivere meglio e a lavorare e collaborare tutti per il bene della nostra città. Grazie a voi. Ricordo che alle ore 16 ci sarà la processione. Qualcuno chiedeva perché farlo alle 6, alle 4 del pomeriggio e non dopo. Perché per l'esperienza fatta il primo anno, poi le persone anziane si ritirano. Quindi sperando alle 18 deve essere in chiesa, che le persone più grandi del quartiere lo possano vedere anche rientrare. Non aspettare quando passa, almeno è un orario che possa permettere alle persone più anziane, prima che vanno a cenare, di poter vedere sano e santo. Chinate il capo per la benedizione, ad ogni vocazione rispondete a me. Dio misericordioso, che ci concede di celebrare la solennità di San Nicola e fonda su di voi la sua benedizione. L'intercessione di San Nicola liberi dai mali presenti e la testimonianza della sua fede vi renda annunciatori del Vangelo. La carità del Santo Vescovo Nicola vi aiuti a vivere la comunione della Chiesa e ad operare per l'unità di tutti i cristiani. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Dimenticavo, io evito di fare sempre il ringraziamento perché qualcuno me lo dimentica. Infatti dimenticavo di ringraziare il coro che ci ha aiutato a pregare in questi giorni, il sindaco che ci ha dato anche la possibilità di poter allestire la mostra sull'esperienza, sulla tradizione di San Nicola, coloro che hanno presentato e dato anche gli oggetti, le video, le foto della festa, coloro che l'hanno gestita prima e coloro che adesso con me iniziano a gestirla, in pratica tutta la comunità. Dico, se ho dimenticato qualcuno non per cattiveria, ma perché l'ho dimenticato. La messa è finita, andate in